Il dispositivo si interfaccia al tabellone segnapunti che si usa nella scherma normalmente e traduce semplicemente tutti i suoni che vengono dal tabellone in vibrazioni, e quindi c'è una comunicazione wireless dal tabellone alla polsiera che è indossata dall'atleta, che sente queste vibrazioni che sono una semplice traduzione dei suoni. Il fatto di consentire con questa innovazione di poter praticare scherma ai ragazzi sordi è una testimonianza che lo sport è uno strumento utilissimo per l'integrazione. La scherma in questo caso non si sottrae a questa idea, a questa politica che da tempo stiamo portando avanti. Pertanto non posso che ringraziare l'Università di Padova, i ricercatori che hanno dato vita a questo progetto, ai maestri Borella e Bortolozzi che si sono prodigate nell'impartire le lezioni a questi ragazzi con questa disabilità, e testimoniare come il nostro movimento, la scherma italiana, sia vincente non solo a livello agonistico sulle pedane, ma anche sotto il profilo innovativo e sotto il profilo sociale e in particolare nell'integrazione.